Finalmente abbiamo messo la parola fine a questa stagione e l'abbiamo fatto con una partita indicativa, oserei dire, del Milan 2023-2024, una partita anche un po' beffarda, questo 3-3 arrivato il 25 maggio, no? Che fa tornare alla mente un po' i flashback del Vietnam o di Istanbul. Se preferite, che per noi milanisti, flashback del Vietnam, flashback di Istanbul è più o meno la stessa cosa. E che dire, soliti errori, solito Milan, bene a tratti, tante soluzioni offensive, diverse palle gol create, gol stasera anche un po' fortunosi perché la Salernitana, insomma, ci ha regalato il primo con un errore abbastanza clamoroso di Fiorillo, quindi poi bel gol di Giroud, bell'azione per il gol di Calabria, insomma a livello offensivo Milan che tutto sommato ha dimostrato di poter dire il suo, ed un Milan che a livello difensivo invece anche nell'ultima partita della stagione ha imbarcato acqua. Ha imbarcato tanta, tanta, tanta acqua. Da 3-1 a 3-3 con l'ultima in classifica, per carità, non c'è da fare chissà quali drammi, però è anche doveroso recepirli determinati messaggi, perché insomma il Milan è una squadra che riesce a complicarsi la vita anche in una partita inutile contro l'ultima in classifica che ha fatto 15 punti. Una partita in cui fondamentalmente nessuno aveva obiettivi, una partita che vincevi con due gol di scarto e alla fine siamo riusciti a pareggiarla. Alla fine siamo riusciti a non vincere neanche una partita contro la Salernitana, che è stata credo una delle peggiori squadre della storia del campionato italiano a 20 squadre, cioè penso di sì, onestamente. Quindi che dire, ragazzi, un finale in linea più o meno con quella che è stata la stagione. Alti, bassi e alla fine risultati non soddisfacenti. Quindi un Milan Salernitana che è sostanzialmente una perfetta metafora di questa stagione. Però, insomma, non era importante la partita, cioè per lo meno in senso stretto, ovviamente erano tutti più concentrati diciamo, sugli addii stasera perché ci hanno salutato Kier, Giroud e Pioli, grande atmosfera allo stadio, grandi cori, personalmente sono contento, ho visto che qualcuno sui social non ha apprezzato questo eccesso di, come dire, qualcuno riparlerebbe di romanticismo, però secondo me ci sta, ragazzi, non c'era motivo di, insomma, di chiudere male o con acrimonia. Kjaer e Giroud sono stati due giocatori importantissimi. Pioli, comunque, nonostante tutto quello che abbiamo detto in questa stagione, nonostante tutto quello, è stato comunque ormai un allenatore importantissimo per la nostra storia, quindi personalmente hanno avuto il loro finale emozionante, il loro finale strappalacrime, ho visto tanta gente comunque emozionata allo stadio, commossa. E raga, io non, cioè, ripeto, non riesco ad essere contro sta cosa qua. Io ovviamente non ho provato le stesse emozioni, ma capisco la gente allo stadio. Io ho visto anche tanti bambini piangere diciamo, attraverso le telecamere di DAZN. E secondo me c'è un motivo molto chiaro che magari per noi tifosi, come dire, un po' più grandicelli, io ho 30 anni, comunque mi rivolgo anche ai tifosi un po' più grandi. Secondo me queste reazioni sono comprensibili perché comunque i bambini non hanno visto il grande Milan, non hanno visto il Milan di Sacchi, il Milan di Capello, il Milan di Ancelotti, per dire che è quello che perlomeno ho visto io.
Cioè loro non hanno visto niente di tutto questo. In molti, diciamo, quelli giovani, ma diciamo, un po' più al limite, hanno visto al massimo lo scudetto del 2011. Però, Giacomo, per molti bambini, il Milan vincente, il Milan comunque emozionante, il Milan bello, cioè è il Milan di Pioli, quindi capisco queste reazioni, sono assolutamente legittime, assolutamente sacrosante, assolutamente più che giustificabili. Io poi l'ho detto, poi sull'allenatore ci possono essere tutti i pareri del mondo. Io mi sono espresso, ho detto che secondo me andava esonerato l'anno scorso, però è giusto che comunque si sia preso un bel saluto da San Siro e fine, per quanto mi riguarda. Tra l'altro nell'intervista post partita ha fatto capire che vorrebbe andare ad allenare all'estero. Raga, che dire, alla fine anche in bocca al lupo, cioè buona fortuna per tutto. L'importante è che stasera, insomma, il Milan sia riuscito a metterci un punto e che dire. Ovviamente, un grandissimo in bocca al lupo anche a Kjaer, a Giroud, dei giocatori che veramente ci hanno dato tantissimo in questi anni. Io ho dedicato un video intero a Giroud. In questo mi soffermerò magari un po' di più su Simon Kjaer, che è stato forse non so, il meno considerato dei tre AD della serata. Io ricordo che Kjaer è arrivato in un momento veramente molto particolare, è arrivato in un, diciamo, con grande scetticismo, perché quasi nessuno credeva in Kjaer. Io stesso pensavo, vabbè sì, ma che dobbiamo fare con questo? Al massimo sì, può dare una mano dalla panchina, ma invece Kjaer è stato un giocatore importantissimo in campo, è stato un giocatore importantissimo a livello umano e anche molto sfortunato secondo me, perché ha subito un infortunio veramente grave nel momento migliore, perché in quel momento Kjaer stava veramente attraversando un momento importante, era una colonna della squadra, era titolare fisso, inamovibile, era uno dei giocatori proprio cardine del Milan, e ovviamente dispiace per come è finita, perché poi parliamoci chiaro, dopo l'infortunio non è più stato. Abbiamo visto solo sprazzi del vecchio Kjaer, un po' l'anno scorso, soprattutto nelle gare di Champions contro il Tottenham, ha giocato secondo me un'ottima sfida andata e ritorno contro il Napoli. Quest'anno male, male, obiettivamente, è sembrato spesso molto in difficoltà Kjaer, quindi era il momento giusto secondo me anche per lui, come era giusto anche il momento per Giroud, perché io credo che bisogna fare un passo in avanti, un passo oltre. Cioè, il Milan deve necessariamente cambiare qualcosa. Il Milan ha bisogno di responsabilizzare anche altri calciatori all'interno di questa rosa. E speriamo che con gli AD di Kjaer e Giroud, diciamo, possano uno essere ritrovati sul mercato dei nuovi leader, perché comunque quello serve, dei giocatori importanti, di personalità, però insomma avremo un'estate per parlare di questo, e soprattutto spero che anche gli altri elementi della squadra possano responsabilizzarsi, possano crescere in quel senso, perché è evidente che questa squadra ha avuto un problema nei momenti cardine. Questa squadra nei momenti cardine ha dimostrato di non riuscire a trovare dei punti di riferimento, e io mi auguro che l'anno prossimo questi punti di riferimento possano essere ritrovati attraverso i giocatori, attraverso un'impostazione tattica magari un po' più equilibrata, attraverso nuove motivazioni, anche attraverso i nuovi calciatori, perché poi, raga, è chiaro che
se dovessero arrivare dei giocatori importanti, il tutto cambierebbe, cambierebbe il volto della squadra, cambierebbe anche l'ambiente, che in questo momento giustamente non è sereno, non è tranquillo, non è tanto fiducioso in vista della prossima stagione, per la poca fiducia. Siamo poco fiduciosi per la poca fiducia che c'è nei confronti di questa dirigenza. Io, arrivato a questo punto, arrivato alla fine, posso solo sperare che insomma, che Forlani non cada, Ibra facciano spero che ci possano smentire. Ecco, io spererei una smentita già sull'allenatore, onestamente, perché insomma, si sa qual è il nome più in voga al momento. Non è un allenatore che mi fa impazzire, per usare un eufemismo. Non mi fa anche schifo, perché non credo che sia in realtà così pessimo come in tanti lo dipingono, però anche di lui ne parleremo prossimamente, forse, vediamo, spero di no, però vediamo. E quindi, ragazzi, nulla, da domani si parlerà finalmente del Milan 2024-2025. Da domani il futuro sarà presente. Cioè, tu guarda che cazzo di frase sono riuscito a dire, quante cazzate. Comunque, detto ciò, io vi ringrazio infinitamente per aver visto questo video e che dire, raga, sempre forza Milan. Ancora un saluto a Olivier, a Simon e a Mister Pioli, in bocca al lupo per tutto. E che dire, adesso che è già il 26 maggio, bisogna guardare avanti. E vedremo, vedremo.